tutti, primo binario e primo studio di questi 10 studi per organetto diatonico, questo percorso che ci condurrà alla scoperta di questo strumento, delle tecniche tradizionali, di quelle un po' più innovative, di alcune possibilità che lo strumento ci permette e del suo suono, perché una delle cose più belle dell'organetto è proprio la connotazione sonora che ha, la tipicità, che ci riporta un po' all'indietro, un po' nel passato. Lo strumento proviene appunto da un repertorio e da una storia che lo lega alla musica tradizionale, però soprattutto negli ultimi anni è proiettato verso il futuro con nuove composizioni di tantissimi autori che si sono avvicinati a questo strumento e musicisti che lo portano a livelli veramente eccelsi. Quindi passato e futuro si legano e come il nostro mantice vengono continuamente avvicinati e allontanati. Io ho cercato di scrivere 10 brani pensando a tutte le inflessioni che può avere lo strumento, alle tante tradizioni. Questo brano si chiama Primo Binario, è il primo appunto di un brano binario. Mi sono divertito un po' a giocare con le parole e anche un omaggio al viaggio, ovviamente. Il primo binario è quello che ci ha portato fuori dai nostri confini, è quello che ci ha permesso di vedere altre cose, cose diverse, che ci hanno insegnato a muoverci un po', ad allontanarci da quello che avevamo sempre pensato. Io per esempio la prima volta che sono andato fuori a vedere altri musicisti suonare l'organetto mi sono totalmente stupito, non pensavo che si potessero suonare delle cose del genere con lo strumento ed è stata una scoperta meravigliosa. Quindi ho cercato di riportare anche in questi brani una mia esperienza personale di tanti anni di viaggio e di tanti anni di musica. Veniamo allo studio del brano. Ci sono alcune cose che vi volevo dire prima di cominciare. Ovviamente il brano ha nello spartito anche evidenziato i mordenti e le acciaccature che rendono specifica l'esecuzione per l'organetto. Quindi vi consiglio di vederli con attenzione. Subito prima battuta ci sono due mordenti. Mordente ovviamente. La nota principale viene seguita da la nota superiore e la stessa nota che si ripete. C'è anche il mordente inferiore con la nota inferiore. L'acciaccatura è invece quarta battuta. La nota viene preceduta da questa acciaccatura che è la nota superiore. Potrebbe essere anche quella inferiore, potrebbe essere anche un'altra nota un po' più lontana. Noi possiamo utilizzare ovviamente la struttura dello strumento per fare le acciaccature e i mordenti utilizzando per esempio la fila superiore quando la nota principale sta su quella inferiore o il contrario. Ma già in questo primo brano ci sono diversi esempi di acciaccature. A battuta 7 invece i bassi non fanno più l'accompagnamento principale con una pausa sul terzo movimento. Diciamo che l'accompagnamento tradizionale, di molta musica tradizionale, sarebbe... Qui c'è una pausa sul terzo movimento, quindi il basso che salta a un certo punto. Pausa. 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 Potete studiare anche solo con la mano sinistra questo accompagnamento per prendere confidenza prima di unire anche la destra. Battuta 7, dicevo, i bassi si incrociano. Qui soprattutto mi minore. Basso mi accordo solo, minore insieme, l'accompagnamento a un certo punto cambia, diventa sincopato con i bassi accoppiati, minore, sempre come prima, do, re, e poi nota lunga per arrivare alla fine, la settima, re, mi minore. A battuta 19, invece, ci spostiamo dall'ottava fondamentale, che è quella che si svolge dal Sol 6 al Sol 9. Andiamo a toccare anche l'ottava superiore. Qui sull'organetto ovviamente vedrete che spostandosi in giù l'ottava diventa più acuta, spostandosi in su l'ottava diventa più grave. Quindi se questo brano si svolge principalmente nell'ottava che va dal Sol 6, c'è un'altra ottava che parte dal Sol 9. Mi sembra di avervi detto un po' tutto.
fatemi sapere poi se avete qualche altra curiosità e intanto ve lo faccio ascoltare. Buon divertimento e buon studio. We'll be right back.